finisce 4-1 per la Juve Domo, che è sempre più in testa alla classifica di questo campionato di eccellenza. Grande prova di Galligani e di Ricchi Poi, che si girano il risultato sul 4-1. Adesso domenica trasferta a Ceranno per la compagine di Lucio Brando, sempre più in vetta al campionato di eccellenza. Mister Roano, mister della Biellese, una brutta sconfitta. Peccato che non avete giocato una brutta partita, secondo me. No, vabbè, io ti dico la mia, poi sentire e vedere che due gol sono fuori gioco proprio netti, logico. Già, secondo me, la Juve Domo è brava. Quindi, ripeto, sull'1-0 l'azione del gol di Latta Jack è buonissima. Che parte da dietro, e poi comunque sia, penso che, e lì si andava solo 1-1 secondo me, perché aveva già scattato il portiere, quindi cambiava la gara. Il rigore io non l'ho visto, però il secondo portiere della Juve Domo mi ha detto che non c'è, però non lo giudico perché non l'ho visto. E prendere poi 4-1, anche se la partita è già finita, di nuovo con tre giocatori fuori gioco, è pesante. Sono bravi e l'avrebbero magari sicuramente vinta, però l'episodio determinante dell'1-1, anche se l'1-0 comunque ce lo siamo fatti da soli, quindi ripeto, se gli concediamo e gli regaliamo ancora qualcosa diventa più difficile. Però oggi posso dire che, nonostante la forza della Juve Domo, perché è veramente forte, gli episodi sono stati veramente determinanti. E mi spiace, purtroppo l'incompetenza è questa, dobbiamo accettarlo. Lucio Brando al termine della vittoria 4-1 contro la Biellese, sembrava facile, ma come ti ripeto non c'è mai niente di facile in questo campionato, però la Juve Domo ha dimostrato oggi ancora una volta la sua forza. La forza di Devero l'ho parlato anche a voi. Sì, è vero, sono partite complicate. Stare sul pezzo sempre. Oggi siamo stati bravi per l'ennesima volta a farlo, quindi ci portiamo a casa 3 punti e proseguiamo nel nostro percorso. Ecco una grande prova di Galligani, ma di tutta la squadra, e adesso c'è da preparare la trasferta di Ceranno. No, c'è prima giovedì in casa contro Pondonnas. Quindi impegno ravvicinato, settimana intensa, tanto settimana è proprio particolare per questa finestra di mercato, quindi possono cambiare delle cose in tutte le squadre, dobbiamo essere bravi e preparare come abbiamo fatto fino ad oggi tutte le partite. Però sono contento per i ragazzi, perché tutto questo spirito che abbiamo, questa grande volontà che mettiamo durante la settimana, la vediamo poi anche la domenica. Una squadra che ha proprio l'intensità che voglio vedere, quando è ora di mordere, mordiamo e passiamo in vantaggio, e poi insomma le partite sono un pochettino più facili. Grazie.